Signori, siamo qui per rispondere alla domanda della settimana, il dibattito dei dibattiti. Chi allena la Juventus, Massimiliano Allegri o Francesco Magnanelli? A me fa anche un po' ridere dover andare a dare una mia opinione su questa situazione, ma dato che me l'avete chiesto in tanti e vi avevo promesso che vi avrei risposto nel pomeriggio, eccoci qua. Allora, tanto vi ringrazio per l'affetto mostrato nei confronti del video di oggi, un video che doveva essere diverso, infatti avevo utilizzato molto più tempo per inserire anche le clip, ma ahimè YouTube ha deciso che le clip non si potevano mettere, violazione di copyright, e quindi ho dovuto eliminare il video e ricaricarlo tra virgolette vergine. Per fortuna mi ero portato avanti con le slide per cercare di coprire, tappare i buchi, perché immaginavo che potesse andare a finire così. E quindi mi dispiace non essere riuscito a portarvi il contenuto che avevo in mente, io me lo sono guardato in forma privata, era decisamente più accattivante, eppure in tanti mi avete risposto e mi avete detto che avete apprezzato, quindi grazie mille, gentilissimi, come al solito. Perché c'è necessità di parlare di Magnanelli? Beh, perché Federico Chiesa l'ha tirato in ballo all'interno del discorso dopo comunque settimane nel quale il nome di Magnanelli era sulla bocca di tanti tifosi juventini. Perché? Perché l'approccio della Juventus è cambiato ed è inutile nascondersi, è inutile dirsi di no. L'abbiamo visto col Milan, l'abbiamo visto con Real Madrid, l'avevamo visto nella partita in casa con la Next Gen, l'avevamo visto contro l'Atalanta, l'abbiamo visto contro l'Udinese. E tutte le volte che avevamo visto questo approccio differente all'interno delle amichevoli ci siamo sempre detti: ok, per averci lavorato ci hanno lavorato, ora bisogna capire se questa strada verrà seguita anche in via ufficiale, in forma ufficiale, e soprattutto, io aggiungevo, negli ultimi minuti di recupero, nei minuti finali di una partita. Ok, abbiamo avuto il mio dubbio chiarito sin dall'inizio, perché questa forma della Juventus, una Juventus pimpante, una Juventus accattivante, uso l'aggettivo che ha utilizzato Chiesa, quindi moderna, è durata solo 45 minuti più recupero, quindi soltanto per il primo tempo. Poi abbiamo visto una Juventus differente, ma non voglio tornare qua perché abbiamo già parlato fino alla nausea di Udinese e Juventus, abbiamo sviscerato tutte le cose più interessanti anche appunto nel video di oggi, che come al solito vi lascio qui sopra nelle schede. Magnanelli, dicevamo, perché Magnanelli diventa importante, perché diventa un argomento di dibattito, perché Chiesa, anche le parole di Chiesa le avevamo già analizzate nella mattina dopo Udinese-Juve, l'ha tirato in ballo dicendo: beh, con Allegri stiamo lavorando proprio su queste cose, Allegri ci chiede queste cose, ci chiede di muoverci tanto, e con Magnanelli stiamo modificando quello che è il nostro apporto offensivo e quello che è il nostro pressing, perché una squadra moderna va a attaccare in avanti e non deve rimanere sempre dietro. Io vi ho già spiegato che secondo me in queste parole di Federico Chiesa non c'è un vero e proprio attacco ad Allegri, esclusa la parte del stare sempre dietro, perché secondo me quello è un riferimento ben preciso a quelle che sono state le ultime due stagioni della Juventus. Invece per il resto è lo stesso Federico Chiesa a dire: il mister vuole quelle cose lì, stiamo lavorando così per volontà di Allegri e ci stiamo lavorando con Magnanelli. Quindi partire dal presupposto che ci sia una guerra interna alla Juventus secondo me è errato, secondo me è veramente sbagliato. Partire dal presupposto che Magnanelli non metta mano alla Juventus è sbagliato, partire dal presupposto che Magnanelli alleni la Juventus è altrettanto sbagliato. Quindi vi dico già subito le mie pietre miliari all'interno del ragionamento. Magnanelli è un componente dello staff di Massimiliano Allegri, scelto da Massimiliano Allegri, un uomo che Allegri aveva già allenato in precedenza. Oggi vi raccontavo di un Magnanelli che comunque è stato influenzato fortemente un po' da Dionisi, un po' da De Zerbi. Ora De Zerbi è diventato una vera e propria icona internazionale, perché in Premier League sta facendo veramente benissimo, il suo Brighton sta raggiungendo dei livelli molto molto alti ed è uno degli allenatori più talentuosi e più interessanti del panorama calcistico inglese, quindi sicuramente non stiamo parlando di un personaggio a caso. E appunto Magnanelli è stato allenato da De Zerbi per più stagioni al Sassuolo, con un Magnanelli che comunque nelle ultime stagioni più che un giocatore era quasi già un assistente. Ora Magnanelli può arrivare fino ad essere un secondo allenatore in Serie A, perché ha sostenuto gli esami che lo fanno arrivare fino a quel grado lì. Però ribadisco, Magnanelli è stato scelto da Allegri. Ora la domanda principe, perché seguendo questo ragionamento bisogna chiedersi: perché Allegri ha scelto Magnanelli? Le risposte sono tante, io provo a darvi le mie, quelle che secondo me sono più plausibili. Intanto perché lo conosce,
Quindi quando hai la possibilità di rapportarti con una persona che già conosci, beh, è già qualcosa, perché lo conosci dal punto di vista magari umano e quindi sai che è una persona affidabile, sai che ci si può lavorare in un certo modo. L'anno scorso c'era Bianco. Bianco probabilmente era stato preso per lo stesso motivo, perché comunque è sempre stato un tattico, uno stratega al servizio anche lui di De Zerbi, però probabilmente non curava nel dettaglio quelle parti lì, o forse non le curava affatto, magari si occupava semplicemente di strategia. Invece Magnanelli ci mette le mani, prende le mani e le mette nella pastella e inizia ad impastare. Perché? Perché Magnanelli fa il lavoro sul campo. È palese che ci sia stato un lavoro in settimana, la Juventus non sia arrivata lì soltanto con una preparazione atletica e poi magari una riunione tattica in cui si andavano a individuare le cose da fare per cercare di mettere in difficoltà l'Udinese, ma si era provato proprio sul campo dei movimenti che non sono ancora oliati al 100%, non sono ancora veloci, ma stanno entrando nella mente dei giocatori che iniziano a farlo sempre più in più frequenza, anche perché non dimentichiamoci che approcciarsi a un calcio posizionale in cui non devi fare il tuo ruolo, bensì devi andare a occupare uno spazio predefinito, insomma in quello spazio ci deve sempre essere un giocatore, bisogna sempre avere questa rotazione, un movimento senza palla, è particolarmente difficile, a maggior ragione se partiamo dal presupposto che la Juventus l'anno scorso era una squadra che senza palla si muoveva decisamente poco. Quindi stiamo parlando di proprio il diavolo e l'acqua santa. Il primo tempo e il secondo tempo sono messo la rappresentazione perfetta, perché nel primo tempo abbiamo attuato tutto quello che di nuovo i giocatori hanno appreso durante questa preparazione, nel secondo tempo ci siamo rifugiati all'interno di una vecchia strada che purtroppo negli ultimi due anni non ci ha portato da nessuna parte. Perché vi dico che non è Magnanelli che allena la Juventus? Beh, tanto perché l'allenatore è Massimiliano Allegri. In queste ultime ore ho letto in più di un'occasione: allora perché Allegri che guadagna i soldi se è Magnanelli che prepara quelle robe? Ribadisco, l'allenatore è comunque Massimiliano Allegri, Magnanelli fa parte semplicemente dello staff di Massimiliano Allegri, quindi la formazione titolare, quindi gli uomini che vanno in campo li decide Allegri, magari dopo un confronto con Landucci e con De Zerbi, siamo già partiti con Landucci e con Magnanelli, i cambi vengono decisi sempre dallo stesso Massimiliano Allegri, ancora una volta magari con un confronto. Quelli che sono anche banalmente le indicazioni che vengono date in fase di non possesso sono quelle di Massimiliano Allegri, anche se abbiamo visto che comunque anche in non possesso c'è stato un certo tipo di lavoro, perché se vai a pressare alto non puoi poi difendere con la difesa bassa, come abbiamo visto nelle ultime due stagioni, sei per forza di cose orientato ad andare ad attaccare anche con i difensori, a meno che non venga scoperta la palla e che quindi tu sia costretto ad arretrare, perché se no ti fai saltare con sin troppa facilità, magari dopo già una linea di pressing a centrocampo saltata, ma questi sono dettagli. Comunque tutto quello che rappresenta la comunicazione, le conferenze stampa, la scelta dei titolari, l'interagire con i calciatori, insomma tutto quello che fa parte del mestiere dell'allenatore è Massimiliano Allegri. Poi su quella specifica area all'interno della partita probabilmente secondo me Allegri si è reso conto di non poterci mettere bocca, ma non perché mi sono svegliato una mattina e penso questo. Allegri negli anni ci ha detto in tutti i modi, credo, che lui gli schemi, le tattiche offensive, lui portano veramente poco. Lui è un allenatore che cura in particolar modo la fase difensiva e poi lascia molta libertà ai suoi calciatori, che devono essere calciatori pensanti. Ecco, il fatto che quest'anno la Juventus abbia meno nomi rispetto agli altri anni, perché penso che sia la Juventus con meno nomi da non so quanti anni a questa parte, forse dall'inizio del ciclo dello scudetto, forse c'è lì, a livello proprio di nomi, cioè il fatto che vanno fuori Di Maria, Cuadrado, Paredes, Bonucci, escano dei nomi. E quando escano dei nomi, escano dei giocatori di esperienza. E Allegri ha sempre detto, non mi importa l'età, mi importa l'esperienza. Benissimo. Quando i giocatori invece non hanno esperienza non possono essere buttati nella mischia, o quando ne hanno meno, o quando hanno voglia di andare, non puoi buttare nella mischia e dire vediamo come va. Io mi ricordo delle partite dell'Allegri bis del primo anno, mi vengono in mente quella contro l'Inter, quella contro l'Hellas Verona, quella contro l'Atalanta, il Torino, in cui Allegri va a proporre una squadra con Cuadrado a destra, Morata a sinistra, Dybala dietro la punta che è Vlahovic, e va a attaccare uomo su uomo gli avversari perché hanno una difesa 3 e quindi cerca di andare in superiorità numerica con questa cosa. E si vedeva che quando la mettevi dal punto di vista dell'intensità, quindi dal punto di vista fisico, la Juventus era più efficace. Perché? Perché alzava il baricentro, alzava i ritmi, cercava di pressare, bla bla bla, però
si vedeva anche che era una cosa molto improvvisata, cioè bene, oggi la giochiamo così, tu vai su quell'uomo lì, tu vai su quell'altro uomo lì e finisce lì, si mantengono comunque le posizioni, quando si difende nell'altro modo. Quindi un piccolo passo avanti, ma non del tutto. Quella invece che abbiamo visto, la Juventus che abbiamo visto preparata in questa tournée estiva, in questa preparazione estiva, è completamente differente, perché sul campo giorno dopo giorno si stanno curando sempre più aspetti, e questo è super positivo, a maggior ragione se pensiamo che la Juve quest'anno non avrà impegni europei e quindi durante la settimana può curare la preparazione della prossima partita e può curare quelli che sono i meccanismi da migliorare. In cosa è sempre stato bravo Allegri, secondo me? Nell'ostacolare gli avversari. Perché le squadre di Allegri, anzi anche qua Allegri ce l'ha sempre detto, a seconda delle caratteristiche degli avversari io ragiono sulla formazione. Ecco, quest'anno probabilmente non si può più fare così, o non si potrà fare solo così. Perché? Perché se tu decidi di avere una tua iniziativa personale, difficilmente puoi poi dedicare anima e corpo al 100% a impedire agli avversari di esprimere il loro gioco. Era un gioco più distruttivo nei confronti degli avversari, questo invece è un gioco più propositivo, perché sei tu a mettere in gioco quello che sei. Però qua esce un limite grosso, non di Magnanelli, non di Allegri, ma nemmeno dei giocatori della Juventus, esce un limite che è quello fisico, perché cercare di approcciare questo tipo di gioco richiede un apporto, richiede di spendere delle energie importanti, e io oggi dicevo che difficilmente la Juventus riuscirà a fare una partita intera come i primi 45 minuti di Udine riproposti per 38 partite di campionato. Ho ricevuto un commento molto interessante che voglio citare in questo video e voglio dare una risposta. Un ragazzo che mi diceva: tutto giusto, bellissimo, però non sono d'accordo quando dice appunto che 38 su 38, 90 su 90 non si può giocare in quel modo lì, perché io seguo la Premier e in Premier fanno così, 38 partite su 38, intensità, bla bla bla. Bravissimo, questo è un commento che mi è piaciuto tantissimo, provo anche a darti la mia lettura. La Premier League è un campionato a parte, un campionato particolare in cui 20 squadre su 20, bene o male, o forse 18 su 20, partono con quella volontà lì di fare un calcio di intensità, un calcio di velocità, un calcio di pressing, quindi o ti adegui o prendi 30 gol a partita e soccombi e fai delle figuracce. Quindi in Premier League è una competizione a parte in cui tutti, o bene o male tutti, sicuramente tutte le squadre dal decimo posto in su fanno quello, e tante squadre anche dal decimo posto in giù. Quindi per forza di cose devi fare così. E sicuramente ci sono dei preparatori atletici che sono abituati a proporre quel tipo di preparazione per fare in modo che le squadre possano giocare con quell'apporto lì. In Italia non siamo così, siamo ancora un po' conservatori, siamo ancora un po' speculativi. Abbiamo delle squadre che comunque, piuttosto che fare gol, preferiscono non prenderlo. Ecco, io ho sempre detto, piuttosto che vincere 2-1, a me piace più vincere 1-0, piuttosto che vincere 4-1, mi piace più vincere 3-0. Se riesco a mantenere la porta inviolata, io sono sempre più tranquillo. Però questa, vedete, è mentalità italiana, io stesso lo ammetto, questo è un mio limite. Se devo scegliere di fare un gol in più o prenderne uno in meno, 4-1, no, guarda, preferisco il 3-0, perché riesco anche a mantenere lucidità, perché io sono dell'idea che poi ci sono delle squadre, e credo che la Juventus sia la rappresentazione perfetta di quello che vi sto dicendo, che quando prendono gol perdono fiducia. L'anno scorso tutte le volte che abbiamo preso gol la Juventus non è mai riuscita a vincere, o ha vinto in rare occasioni. Avevamo trovato questa statistica che a metà stagione praticamente se la Juventus prendeva gol non vinceva la partita, era successa credo una volta su 20 partite. Quindi delle due preferisco non prenderlo, ma questo non significa che io non voglia farlo. Quindi bisogna trovare la quadra per riuscire a far coesistere queste cose qui. La Juventus non si era mai approcciata a questo tipo di preparazione, quindi magari questa è la prima preparazione che fanno in un certo tipo. Poi io qua lo dico sottovoce, sussurro, e nel frattempo faccio gli scongiuri con la mano destra, però fino adesso non abbiamo visto dei grossi infortuni lato Juventus in questa preparazione. Solitamente invece avevano dei giocatori che si fermavano subito perché avevano dei problemi, e forse dal punto di vista fisico si sta lavorando un pochettino meglio, e forse questo nuovo tipo di approccio, anche se inedito, sta portando dei benefici anche da questo punto di vista. Posso tornare a parlare con il mio solito e classico tono di voce, quindi sicuramente un inizio per andare in quella direzione lì. Non bisogna fermarsi, bisogna perseguire, bisogna impegnarsi e bisogna migliorare all'interno della partita. Un'altra cosa che secondo me Allegri è sempre stato bravo a fare nel primo ciclo alla Juve è leggere delle partite dentro le partite.
dei momenti in cui si poteva fare, dei momenti in cui non si poteva fare, l'Allegri del primo ciclo e l'Allegri del secondo sono allenatori diversi, perché l'Allegri del primo ciclo ci sono state tantissime partite in cui se la sentiva andava, e in quel momento lì si andava addosso agli avversari, e ripeto, non nello stesso modo in cui stiamo facendo adesso, quindi la preparazione di principi di gioco, Allegri ha sempre ragionato per principi dei giocatori, non per principi di gioco, quindi il giocatore dove si trova più a suo agio, la caratteristica, quello lì è un esterno, quindi lo metto esterno, non che Cambiaso venga dentro il campo perché è bravo a fare quella roba lì. Sono due punti di vista completamente differenti. Io sono dell'idea che Allegri non sia nemmeno in grado, cioè se Allegri si mette lì e fa quelle robe lì non è in grado di farle, secondo me, ma secondo me anche Allegri lo sa. E quindi le partite nelle partite, la Juventus deve imparare a gestire il possesso palla. Dopo che passi in vantaggio di 3-0 non puoi fare un secondo tempo come quello dell'altro giorno in cui ti fai bombardare perché metti il baricentro a Catanzaro e dici ok, perfetto, tanto sono sopra di 3. Non può funzionare assolutamente così. Devi avere la necessità, la volontà di migliorare in quelle robe lì. Devi farlo. E qui deve venire fuori la mano di Massimiliano Allegri, che ribadisco, è l'allenatore che ha un suo staff. Mi viene in mente Sarri. Sarri aveva Martuscello alla Juventus che curava la fase difensiva. Sarri è sempre stato un allenatore che prendeva pochi gol, nonostante avesse delle squadre che ne facevano, delle squadre che divertivano. E quindi la fase difensiva non era in grado di curarla Sarri. Aveva bisogno di Martuscello e quindi era Martuscello ad allenare la Juventus, il Napoli, mi pare anche adesso la Lazio. No, assolutamente no. Martuscello era un collaboratore di Sarri, come tutti gli allenatori al mondo hanno dei collaboratori che vanno a curare determinati aspetti di gioco. Fanno parte tutti dello stesso gruppo, ma vanno tutti nella stessa direzione. Che poi Magnanelli in questo momento abbia un po' più di potere da quel punto di vista, perché ieri sera ne parlavamo tutti in the box, Davon faceva notare che nella partita contro l'Under 23 allo Stadium c'era Magnanelli che curava, che urlava e cercava di farsi sentire dai giocatori per muoverli proprio come se fossero su una scacchiera. Quindi sicuramente da quel punto di vista lì Magnanelli ha un grande, grandissimo potere all'interno della Juventus. Forse è uno di quelli che fa parte degli staff degli allenatori con un po' più di potere in questo momento? Secondo me sì. Vi do anche la mia motivazione, perché come vi dicevo, secondo me è stato preso perché Allegri è arrivato a un certo punto e ha detto io quelle robe non le so fare e quindi buona. Ma perché Allegri dovrebbe arrivare al punto di dire ma sai cosa, mi metto in discussione? Secondo me è stata una richiesta della società. Mi spiego, la società non era contenta dell'operato di Allegri, la società non era contenta dei risultati raccolti dalla Juventus, la società sarebbe stata pronta anche a cambiare allenatore, ma non era in grado di farlo. E quindi bisognava trovare un modo, bisognava venirsi incontro, parlare da uomini adulti e trovare una soluzione. Perché confermare Allegri, ma confermarlo per ripetere la stessa stagione dell'anno scorso o dell'anno prima, non aveva minimamente senso. A maggior ragione in una politica di mercato in cui vai a cedere dei giocatori e se vai ad acquistarli poi lo impariamo strada facendo, perché bisogna coprire principalmente un buco da 100 milioni dovuto alla mancata qualificazione in Champions. Quindi la società sarà andata ad Allegri a dirgli bene, tu rimani, ma i presupposti devono essere differenti, perché abbiamo visto che questo modo di fare che abbiamo portato avanti negli ultimi 2 anni non funziona e quindi devi dare, magari proprio utilizzando i termini di chiesa, una modernizzata a quello che è il nuovo approccio, al tuo approccio alle partite preparate per la Juve. E allora Allegri avrà detto bene, allora dobbiamo lavorare dal punto di vista dello staff nell'inserire una persona che vada a curare queste cose, e sarà stato scelto Magnanelli proprio per quel motivo lì. Questa è la mia ricostruzione, che non è una notizia, non è una verità, questa è la mia opinione. Secondo me è andata così, banalmente. Anche se mi sembra una ricostruzione fin troppo ottimistica, perché va un pochino ad incastrarsi in quelle che sono le mie speranze, principalmente, e queste speranze vanno a creare un contorno che sembra logico. Quindi voglio cambiare allenatore, non lo posso fare dal punto di vista economico, devo confermarlo, ma devo cercare di cambiare qualcosa, l'allenatore non è in grado di farlo, vi faccio inserire nello staff una figura che possa cercare di dare una marcia in più alla Juventus e migliorare la Juve su quei punti di vista che mi hanno portato a farmi dire cambiare allenatore. So che è un giro strano, è un giro lungo, nella mia testa tutto torna, tutto fila, bisogna vedere se poi in realtà è andata così oppure no. Fatto sta che Allegri, Magnanelli, la Juventus, quest'anno bisogna assolutamente cercare di fare qualcosa di diverso, soltanto aspettando, chi vivrà vedrà, saprà come andrà a finire questa stagione, se la Juventus confermerà tutte queste belle cose che abbiamo visto in questa pre-season e nella prima partita
con l'Udinese già a partire dalla prima partita in casa col Bologna di domenica prossima. Che casino Nala, mamma mia, ecco la chiusura del video, questa qua Nala che è impazzita e lancia tutto. Bella la diretta.